Un dominio quasi assoluto, un risultato più che confortante e un entusiasmo trascinante. Il 161 che l'Alfa Basket Catania ha rifilato una settimana fa all'Eagles Palermo non lascia spazio ad ombre. La compagine etnea pare avviata alla vittoria della fase regionale dei playoff che precede il più succoso tabellone nazionale. E allora, se volessimo trovare un ostacolo negli ultimi 40 minuti che separano Gottini e compagni dall'acuto regionale, saremmo costretti ad entrare nel campo della psicologia. Le difficoltà che gli etnei potrebbero trovare domani potrebbero essere soprattutto legate ad uno scatto d'orgoglio degli avversari. L'Eagles Palermo sicuramente vorrà congedarsi dal proprio pubblico con una prestazione ben più grintosa di quella offerta alla palestra da Leonardo da Vinci in gara 1, provando a far sudare maggiormente la canotta ai rivali e cancellando quella sensazione di remi in barca che a un certo punto ha attraversato il match. Del resto, la guardialfista Gianmarco Signorello nel post partita dello scorso weekend si è affrettato a ribadire come il primo rotondo successo non diminuisse in nulla la difficoltà del confronto di gara 2. Innanzitutto ancora c'è da andare a Palermo e giocare un'altra importante partita, perché nessun risultato è scontato. Il campionato ci ha insegnato che può succedere la qualsiasi, quindi andremo a Palermo per giocare al massimo sicuramente, lavoreremo questa settimana per chiudere subito la serie e pensare alla fase successiva. Vincere aiuta a vincere sicuramente, quindi entrare con la mentalità giusta anche a Palermo ci aiuterà poi per la fase nazionale che si giocherà da un mese a questa parte, quindi super carichi e super vogliosi di fare bene. Appuntamento al Palamangano domani pomeriggio, palla 2 alle ore 18.